eccoci qua. Allora, buongiorno, Chiara Appendino, candidata al Movimento 5 Stelle in ballottaggio con Piero Fassino al 31,45%. È finito il primo turno, se non sbaglio, giusto Appendino? Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, un risultato straordinario di cui siamo ovviamente molto felici e ci ha portato a questi 10 giorni di ballottaggio molto intensi. Un sindaco uscente che dal 2011 al 2016 ha perso 95.000 voti. Ecco. È una città che io credo abbia dato una risposta, che cerca un cambiamento, che in questo momento il Movimento 5 Stelle e noi come forza politica, con il nostro programma, le nostre idee, rappresentiamo. Come pensa di recuperarlo questa distanza, questi 10 punti oramai in quest'ultima settimana? A chi si rivolge lei? Beh, intanto fare una premessa, che noi abbiamo iniziato questa campagna elettorale che praticamente si dava per scontato che il sindaco uscente vincesse a Torino, e Sergio Chiamparino, che è il presidente della regione, ha chiuso la campagna elettorale di Fassino dicendo che ci sarebbe stato il sindaco già domenica. Quindi diciamo che un primo risultato l'abbiamo raggiunto, e in questi giorni che ci mancano ovviamente dal voto, io e noi ci stiamo rivolgendo a tutti i torinesi, quindi sia a chi non mi ha scelto come sindaco al primo turno, sia a chi non è proprio andato a votare per scegliere il sindaco, perché io credo soprattutto in questo secondo caso che insomma, quando si va a scegliere il sindaco si va a scegliere la persona con cui si avrà a che fare, il sindaco e la sua squadra, per i prossimi 5 anni, ed è ovviamente la persona più importante per i cittadini, la più vicina. E io spero che i cittadini vadano a votare e si informino sulla base di un programma della squadra, perché io ho fatto una scelta importante, che è di iniziare ad annunciare quali saranno i miei futuri assessori, persone scelte sulla base delle competenze, e quindi non il classico manuale Cencelli, per cui cosa accade di solito, lo sapete meglio di me. In base a quanti voti viene presa dalla coalizione, si decidono le poltrone che devono essere date ai vari partiti che compongono la coalizione. In base alle preferenze, al peso politico che ha ciascuno, tendenzialmente vengono dati gli assessorati. Io ho fatto una scelta molto diversa, ho fatto una chiamata pubblica, ho chiesto alle persone, perché io sono convinta che in questa città ci siano grandi competenze, grandi esperienze che devono essere messe a disposizione della città, e quindi una chiamata pubblica a cui hanno risposto più di 400 persone. E sto scegliendo le persone appunto in base alle competenze, ovviamente, che si impegnano a portare avanti un programma della città. Ho già annunciato 9 assessori, dal bilancio all'urbanistica, allo sport, all'ambiente, ai fondi europei, perché vogliamo assolutamente valorizzare insomma, i fondi europei, cercare di attingere il più possibile a queste risorse, e così via, per far capire qual è la squadra. Quindi io spero che i torinesi si informino e esercitino un voto consapevole sulla base appunto del programma e della squadra, perché insomma, il sindaco è la persona più vicina, e se noi vogliamo anche andare a ricreare un legame di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, che purtroppo si è perso in questi ultimi anni, il sindaco ha un ruolo cardine nel riuscire a fare questo. Ma visto dal suo punto di vista, scusate il gioco di parole, che cos'è che secondo lei proprio non funziona oggi a Torino? Questa è una città che ha patito più delle altre città del nord la crisi. Noi abbiamo gli studi comunque che dimostrano ovviamente che ci sono circa 100.000 poveri, abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile del 44%, che significa che questa città non ha praticamente una classe dirigente futura, se non riusciamo ovviamente a dare risposte ai giovani. È una città che ha grandissime competenze, ribadisco, ha grandissime capacità, ha un tessuto di piccole e medie imprese enorme che ha bisogno di essere valorizzato. Io credo che questa città abbia subito una trasformazione importante, iniziata agli inizi degli anni 90, quando ci fu un primo piano strategico che decise di puntare su una vocazione che è quella culturale e turistica, che è certamente una vocazione importante. Credo però che negli ultimi anni si sia lasciata indietro invece la nostra vera anima e la nostra, come dire, la nostra vera spinta propulsiva storica. Deve essere affiancata a un'altra vocazione che si sta sviluppando, che è quella produttiva industriale. E questo lo si fa anche se la città non ha una delega diretta per quanto riguarda il lavoro, iniziando ad esempio a rendere il territorio attrattivo per le imprese. Lo si fa riorganizzando la macchina comunale. Noi abbiamo presentato un progetto quadriennale di riorganizzazione della macchina comunale, perché è solo con servizi più efficienti, una macchina sburocratizzata, che si può rendere il territorio più attrattivo.
Lo si fa anche facendo azioni concrete. Io ho messo in programma e l'ho annunciato al momento della mia candidatura di costituire un fondo da 5 milioni di euro. E questo fondo lo alimentiamo tagliando del 30% quelli che sono i portaborse e i dirigenti fiduciari che decadono nel momento in cui decade la giunta, valorizzando il personale interno. Con questo 30%, quindi questi 5 milioni di euro, noi vogliamo inserire giovani nelle piccole e medie imprese, perché oltre al tema della disoccupazione giovanile, che è un tema evidentemente fondamentale, c'è un altro grande tema che riguarda non solo la nostra città, ma tante città, quando si parla delle piccole e medie imprese, in particolare delle piccole, quindi degli artigiani, che è il tema del passaggio generazionale. Allora io credo che la città e le istituzioni debbano essere al fianco anche delle piccole imprese nel aiutarli a gestire questi momenti che possono essere molto critici, perché non tutte le imprese e non tutte le piccole realtà hanno magari figli e nipoti o qualcuno che si vuole fare carico della realtà che è stata portata avanti per anni, e ogni realtà è una storia, ha un valore importante e ha una ricaduta sul lavoro. Allora io credo che anche in questi momenti critici di passaggio generazionale la città e le istituzioni debbano essere al fianco delle imprese. L'Abate. Appendino, senta, questo grande sostegno e questo grande tifo che arriva nei vostri confronti dal centrodestra nazionale, penso alle parole di Fassino, quelle di Brunetta, la lusinga o la imbarazza o le fa, diciamo, paura? Ma guardi, io credo che i voti, l'ho detto più volte, non appartengano né a Borghezio né a Salvini. Io credo che i voti appartengono ai torinesi, io mi rivolgo ai torinesi, poi ciascuno è libero di esprimere la propria opinione. Io ho fatto una scelta, come dicevo prima, di portare avanti un programma e di nominare una giunta sulla base delle competenze. I giochi politici per cui ci sono trasformismi sui programmi o si danno per pacchetti di voti non mi appartengono, non ci appartengono, quindi io vado avanti, come ho fatto in questi mesi, a raccontare qual è il nostro progetto di città, qual è la nostra squadra, e chiedo ai torinesi di riconoscersi in quello e di valutarci sulla base di quello che noi proponiamo. Poi le dichiarazioni fanno i singoli e insomma sono espressione della volontà o del pensiero di quella persona che lo esprime. Senta, Appendino, prima parlavamo con Fassino di alcuni punti, no? Lui sostiene che lei o comunque il Movimento 5 Stelle su alcuni punti è evanescente, diciamo così, non risponde, non ha dato un'idea, un programma. Uno è l'immigrazione, dopo ne parleremo, l'altro è la TAV. Vogliamo togliercela subito questa cosa sulla TAV? Lei è favorevole o contraria? La volete o non la volete? Io credo di aver detto anche in un dibattito, tra l'altro, dove era anche presente Fassino, all'Unione Industriale, la mia posizione sul TAV, quindi non è la prima volta che la dico. E io sono contraria a quell'opera, sono contraria a quell'opera non perché un approccio ideologico, sono contraria a quell'opera perché i costi sono maggiori dei benefici. In questo momento di scarsità di risorse, avendo anche un approccio piuttosto pragmatico, anche per gli studi che ho fatto, che sono appunto economici, tendo ad andare a verificare quali sono i costi e i benefici. Allora in questo momento di scarsità di risorse credo che fare quell'investimento non sia la scelta giusta, credo che l'attenzione debba essere posta su altri temi, che sono in particolare il trasporto pubblico locale, il completamento della linea 1 della metropolitana, l'avvio della linea 2 della metropolitana. Io credo che in questo momento i trasporti, quando si parla a Torino, si debba davvero portare l'attenzione sulla anche difficoltà che c'è oggi di avere dei mezzi che siano puliti, dei mezzi sicuri, dei mezzi per cui il trasporto pubblico sia davvero un'alternativa all'utilizzo dell'auto privata, che è quello su cui noi stiamo costruendo e abbiamo costruito il nostro programma. Quindi io credo che in questo momento lo sforzo debba essere appunto legato a far sì che il trasporto pubblico locale sia davvero una soluzione e un'alternativa efficiente all'utilizzo del mezzo dell'auto privata, perché è solo tramite trasporto pubblico che si garantisce il diritto al trasporto a tutti, e su questo c'è ancora molto da fare, perché in particolare in alcune zone più periferiche della città ci sono ancora difficoltà sia per quanto riguarda il passaggio ovviamente dei mezzi, sia per quanto riguarda proprio l'appetibilità appunto del trasporto pubblico rispetto a quello privato. Quindi se lei diventa sindaco domani tutto si blocca? Se io divento sindaco domani porterò ovviamente quelle che sono le nostre idee, le mie idee per quanto riguarda il TAV nei tavoli istituzionali dove rappresenterò la città di Torino. L'Abate.
Senta, Appendino, si è molto discusso ovunque voi vi siate, diciamo, candidati, siete arrivati ai ballottaggi, di questa presenza dello staff della Casaleggio Associati e di come questo influirebbe sulla vita dei cittadini qualora diventiate sindaci. Lei si sente, diciamo, di garantire ai cittadini torinesi che non ci sarà null'altro che la sua autonoma e indipendente testa a decidere delle loro sorti qualora lei diventi sindaco? Ho detto anche più volte ovviamente su questo, io credo che la bellezza, una delle punti di forza del Movimento 5 Stelle sia proprio il fatto che ci sono dei territori che hanno delle loro peculiarità e delle loro storie. Come io sono stata scelta come candidato sindaco è diverso da come è stato fatto negli altri territori, come io ho deciso di fare la giunta è diverso da come è stato fatto in altri territori, e l'impegno etico che abbiamo scritto a Torino è diverso da quello che sono stato scritto in altri territori. Quindi io, come ho detto più volte, mi impegno di fronte ai cittadini torinesi di portare avanti quel che è il nostro programma, perché ovviamente l'impegno è sui temi, e io rispondo ai cittadini torinesi e al Consiglio Comunale, perché poi alla fine le istituzioni in cui io ovviamente mi troverò a esercitare la mia funzione sono il Consiglio Comunale, e ovviamente poi dialogherò con tutti gli altri livelli e risponderò ai torinesi. Senta, Appendino, prima abbiamo fatto sentire a Fassino una sua dichiarazione tratta da Floris di martedì, appunto, cosa pensava lei di Fassino. Adesso facciamo l'incontrario, le facciamo sentire una clip di Fassino che parla di lei. Quindi persiste uno stato di malessere sociale che naturalmente una 5 Stelle in parte ha intercettato, che però ha intercettato senza un programma e senza un progetto. Cioè 5 Stelle evoca un'aspettativa, evocare un'aspettativa è facile e anche attrattivo, no? Dire se veniamo noi ci sarà un mondo migliore, e tutti siamo per un mondo migliore, bisogna dire come, quando, dove, con quali progetti, con quali obiettivi. Fin qui tutto questo 5 Stelle non l'ha detto, mi auguro che l'Appendino 5 Stelle finalmente lo dica in questi 15 giorni. Per rispetto agli elettori occorre essere chiari, dire esattamente quello che si vuole fare per il futuro di questa città. Io lo dico e ho un progetto. Fin qui, al di là di parlare generica trasparenza, che francamente non è un caratterizzante, tutti siamo per la trasparenza, al di là della trasparenza non c'è un contenuto su cui l'Appendino abbia detto io voglio fare questo e non voglio fare questo. Chiedo per rispetto agli elettori che adesso lo dica. Ecco, e questa era proprio a botta calda la sera delle elezioni e del risultato elettorale. Insomma, Fassino da par suo non vede un programma e non vede dei punti chiari. Ma guardi, noi abbiamo iniziato a settembre a costruire il programma con 18 gruppi di lavoro composti da tecnici, da persone che mi hanno aiutato in questi 5 anni. I gruppi di lavoro hanno trattato i temi che riguardano lo sport, la cultura, il turismo, l'urbanistica, le piccole e medie imprese, il lavoro, i mercati. Ad esempio io in questi giorni, come anche negli ultimi mesi, ho girato i mercati. Allora noi vogliamo rimettere al centro quello che è il mercato come luogo di aggregazione, andare a lavorare sulla tassa rifiuti per quanto riguarda appunto anche i mercatali e in generale comunque la tassa rifiuti che è troppo alta, e rimodularla andando a far sì che sia sempre più possibile pagare in modo puntuale in base a quanto è rifiuto che generi. Abbiamo raccontato tutta la parte che riguarda i trasporti, quindi dal tema della linea 1 al tema della linea 2, al tema anche quella che noi chiamiamo la linea 3, quindi collegare l'aeroporto Venaria al centro città. Abbiamo fatto un percorso davvero lungo e partecipato, e da novembre noi ogni settimana abbiamo presentato un pezzo del programma che è anche pubblicato sul nostro sito e ha fatto moltissime visualizzazioni, quasi 2 milioni in questo periodo. Quindi io credo che il programma ci sia, credo che sia un programma credibile costruito su 3 grandi valori: la partecipazione, quindi dall'ascolto continuo e il confronto, perché questa è una città che per troppi anni è rimasta inascoltata e quindi è solo dal legame con i cittadini che possiamo farla ripartire. La meritocrazia, perché questa città ha bisogno di essere aperta al merito. Io l'ho fatto su me stessa per quanto riguarda la giunta, ma ad esempio per quanto riguarda la partecipata abbiamo fatto la proposta di lavorare affinché anche dei giovani, quindi professionisti e in base alle loro esperienze possano essere affiancati alle partecipate, ai modelli di governance delle partecipate, per renderle più aperti affinché si possa anche lì costruire una classe dirigente. Abbiamo toccato tutti i temi della città e quindi io credo che
In realtà noi siamo stati valutati anche nel primo turno sulla base delle nostre idee e che questo sia un nostro punto di forza, non certo un nostro punto di debolezza. Abate. No, volevo chiedere, l'ho chiesto già a Fassino, non fosse altro perché da cittadini torinesi avete potuto valutare l'impatto delle Olimpiadi, in quel caso invernali, sulle prospettive della vostra città. Secondo lei, e mi riferisco all'ipotesi che Roma, quindi è un tema nazionale che non riguarda solo Roma, ospiti le Olimpiadi del 2024, secondo lei è un'occasione da prendere al volo o un pericolo da rifuggire al più presto? Ma guardi, è innegabile che Torino abbia avuto da un lato un lancio dal punto di vista dell'immagine, cosa che però Roma insomma non vive, perché Torino aveva un gap di notorietà che rispetto a Roma sicuramente non è equiparabile. Viviamo però oggi situazioni a Torino molto complesse, di alcuni edifici, in particolare post-olimpici, ma anche alcuni edifici che riguardano ancora Italia 61, quindi eventi ancora precedenti, che sono difficilmente riconvertibili e su cui ci sono dei costi che mettono in difficoltà comunque i torinesi. Quindi è chiaro che quando si decide di fare un grande evento non è che si possa sottovalutare quelli che sono gli effetti in termini di indebitamento e di costi poi di gestione di quello che si costruisce nel medio-lungo periodo. Quindi Torino secondo me non è paragonabile a Roma proprio per quello che dicevo all'inizio, quindi che il grande vantaggio che ha avuto Torino è stato di visibilità. Ricordiamoci appunto che Torino rispetto a Roma, e io sono davvero felice del grande valore culturale che ha la nostra città, perché abbiamo una storia incredibile, abbiamo dei palazzi stupendi, piazze che molti ci invidiano, però non era così conosciuta. Le Olimpiadi ha fatto sì che Torino fosse molto conosciuta. Roma questo gap di notorietà non ce l'ha. Senta, Appendino, la critica un po' che tutti fanno al movimento è che è un movimento che fin qui, o comunque insomma fino a poco tempo fa, si era contraddistinto solamente per la protesta. Alcuni dicono che poi quando vi trovate a governare avete anche voi le vostre difficoltà, le vostre grane, come accade in alcune città, perché poi insomma governare è tutt'altro, no? Da fare solo e sempre opposizione e dire no a tutto. Il Movimento 5 Stelle è noto, diciamo così, per il non voler fare alleanze. Questo è stato ribadito per l'appunto anche in queste ore, quando si è parlato e quando si parla di un appoggio della Lega, no? di altre forze. In qualche maniera Di Maio ha ribadito che appunto voi fate tutto da soli. Ma nel governare una città, lei pensa di poter esercitare un certo tipo di autonomia in questo e quindi anche di condividere degli obiettivi comuni con altre forze, se questo è ovviamente positivo per il bene della città? Le alleanze ovviamente non le facciamo, come dicevo prima, non ci sono cambi di pacchetti di voti per poltrone. Io porterò avanti ovviamente il nostro programma, il sindaco è il sindaco di tutti e si relaziona con un consiglio comunale che è formato da maggioranza e opposizione. Credo che all'interno di un'aula, come io ho fatto, io sono consigliere uscente, è chiaro che, e questo è successo anche a me in questi 5 anni, la maggioranza abbia una responsabilità maggiore di indirizzo sulle scelte di governo, e noi lo faremo sulla base del programma con la mia squadra che sto presentando, ma è assolutamente corretto avere un dialogo costante con l'opposizione, perché il Consiglio Comunale rappresenta la città intera, il sindaco rappresenta la città intera, quindi ci sarà il normale equilibrio che ci deve essere tra una maggioranza che ha una responsabilità di governo, un'opposizione che ha una responsabilità di controllo importante che deve esercitare, ma anche di indirizzo, e quindi noi dialogheremo nelle sedi corrette, che è l'aula consiliare, e la mia giunta andrà ovviamente nelle commissioni consiliari a ascoltare le istanze di tutti. E poi deciderà lei o dovrà consultare appunto il direttorio, o comunque allargare la consultazione a un movimento nazionale, mettiamola così. Tanto questa è la domanda che vi fanno sempre, quindi Decide il Consiglio Comunale con i suoi voti, decide il sindaco con la sua giunta in base alle competenze, e noi rispondiamo ai bisogni dei torinesi e
rispondiamo ai torinesi. Noi nel nostro impegno etico abbiamo addirittura messo che ogni 6 mesi ci deve essere un momento di incontro in cui la giunta e il sindaco si confrontano con la cittadinanza torinese. Il nostro rapporto è con i torinesi, come è giusto che sia, perché il sindaco e la giunta sono la squadra di governo dei torinesi. Matteo Renzi sostiene che quello di domenica passata e quindi anche di domenica, di tra due domeniche, non c'era il ballottaggio, è un voto soltanto locale. Lei a Pendino pensa di invece di poter usufruire dei benefici che in questo momento non sembrano pochi di chi a livello locale diciamo vota proprio contro Renzi e quindi magari per voi? Ma io credo onestamente che 95.000 voti che ha perso Fassino in questi 5 anni siano anche una risposta a questa amministrazione che non è stata in grado di raccogliere delle istanze che sono emerse. Anche il voto, così come si è insomma sviluppato in alcune zone periferiche della città, credo che sia stata una risposta al fatto che comunque questa amministrazione abbia concentrato la sua attività politica in questi anni su una parte del centro della città, lasciando indietro un'altra parte. Questo lo dice ad esempio anche uno studio, lo studio Rota, che evidenzia che in alcune parti della città i valori degli immobili sono cresciuti dove erano più alti, sono scesi dove erano più bassi, quindi c'è un divario che è in crescita. E questa è una città dove comunque sicuramente io sono felicissima che molti turisti ce la invidiano e ce la vengano a trovare, ma è anche una città dove c'è un tema che riguarda la qualità della vita e quindi che riguarda la vita dei torinesi ogni giorno. Io molto spesso ho girato ovviamente la città, l'ho fatto anche in questi ultimi mesi, e le domande quando si parla con le persone diciamo che le tematiche che emergono sono soprattutto legate a problemi giornalieri, quindi dal che ci sono alcune persone che mi raccontano che per andare a comprare il pane in alcune zone della città devono prendere il tram e non è un modello sicuramente che noi vogliamo andare a costruire, al fatto che ci sono donne che hanno paura a vivere il proprio quartiere perché si sentono insicure. Quindi io credo che i temi che riguardano la qualità della vita su cui non ci sono state risposte in questi anni siano tanti, e credo quindi che il voto sicuramente può rappresentare anche una dinamica nazionale. Poi bisognerebbe andare ovviamente a chiedere a ciascuno come ha votato, perché ha votato, però credo che qui si stia votando il sindaco e si stia votando e scegliendo la persona che ci dovrà accompagnare i torinesi nei prossimi 5 anni. L'abbiamo chiesto anche a Fassino, capitolo immigrazione, che cosa c'è nel suo programma? Centri di accoglienza, dove? Partiamo dal fatto che spesso ci dimentichiamo di dire che in questa città nel 2015 addirittura il saldo è stato negativo, per cui ci sono persone stranieri che stanno lasciando la nostra città. Io credo che questo evidenzi anche la crisi, no? che stiamo vivendo. La nostra città ha circa 135.000 stranieri, comunità che sono ben integrate. Io credo che il grande tema che noi abbiamo posto riguarda soprattutto le seconde generazioni. Ci sono figli ovviamente di persone che si sono integrate e sono incluse all'interno della società, che nascono sul nostro territorio e che magari non hanno neanche mai visto il loro paese di origine e quindi vivono anche una difficoltà per cui non si sentono magari né italiani né del paese di origine. Allora qui in particolare la fascia 06, quindi la parte dell'istruzione, quindi la parte del settore educativo che è di competenza del comune, deve fare molto per aiutare e in qualche modo affiancare ovviamente questi bambini, questi ragazzi che devono crescere sul nostro territorio. Credo tra l'altro che un grande ruolo, come abbiamo scritto nel nostro programma, lo debba portare avanti il comitato interfedico, un comitato che già esiste, che secondo noi deve essere rafforzato. Un comitato che rappresenta appunto tutte le regioni che sono presenti, le comunità religiose che sono presenti sul nostro territorio, che si siedono a un tavolo e devono avere un dialogo costante, perché io credo che solo dal dialogo costante con i rappresentanti e le persone ovviamente che fanno parte del nostro tessuto cittadino e rappresentano le diverse comunità religiose si possono avviare politiche insieme che tra l'altro mettano anche in sicurezza e facciano sentire anche più sicure le persone che vivono in alcune zone periferiche, perché c'è un grande tema che riguarda la nostra città. Le persone si sentono insicure perché c'è ovviamente una crisi anche sociale, è una crisi forte che sta picchiando in alcune parti della città, e in questi momenti
si tende a chiudersi e avere sempre paura dell'altro. Allora io credo che sia importante da un lato presidiare il territorio, dall'altro avviare ovviamente dei percorsi di integrazione che devono essere portati avanti e però dare anche delle risposte serie alla povertà. E qui mi collego a un tema che è più nazionale, su cui se io dovessi essere sindaco mi batterò dal primo giorno: il reddito di cittadinanza, perché in un momento di crisi e di difficoltà economica che sta vivendo il paese, dove si alimentano scontri magari anche sociali, è importante dare delle risposte di dignità per non far sentire le persone sole. E quella è la battaglia del movimento. Credo che sia fondamentale avere un reddito di cittadinanza. Quella è la battaglia del Movimento 5 Stelle. Dicevo, almeno su la crisi sociale lei e Fassino siete d'accordo, perché è stata la frase con la quale Fassino è andato in conferenza stampa la notte delle elezioni, è stata la prima cosa che ha detto: in un quadro di crisi sociale ottenere un risultato così è un risultato importante. L'abate, almeno su questo, diciamo, la base di partenza però, è quella. Però mi faccia... Sì, prego. Sì, però diciamo che i problemi non è che arrivano, sono calati dall'alto, no? Cioè, voglio dire, oggi ci sono dei problemi che derivano comunque da scelte fatte da chi ha governato questo paese e chi ha avuto responsabilità di governo negli ultimi anni. Poi l'analisi sicuramente, voglio dire, è quella che dice che una città è in difficoltà. Io devo dire che in questi 5 anni di amministrazione l'amministrazione uscente ha avuto un certo ottimismo, per cui io mi ricordo addirittura un sindaco che nel 2014 diceva la città sarà fuori dalla crisi. Allora io credo che anche una rappresentazione sbagliata della realtà che è stata fatta in questi anni non abbia sicuramente aiutato i cittadini a sentirsi rappresentati nella realtà, e bisogna tornare a essere al loro fianco, essere loro vicini, anche raccontando le difficoltà che ci sono. Però una cosa positiva all'amministrazione Fassino, lei la riconosce, una sola, proprio se dovesse dirne una. Sì. Sì, beh, io in questi 5 anni di consiglio comunale ho fatto opposizione dove credevo che le scelte fossero sbagliate, e mi è capitato anche di essere invece d'accordo su alcune scelte giuste, ad esempio il completamento della linea 1 della metropolitana, linea 1 della metropolitana è una cosa che ci vede d'accordo. Certo è che bisogna farlo, e bisogna farlo in fretta. Ad esempio da noi a Torino, in piazza Bengasi, che dove dovrebbe arrivare la linea 1 della metropolitana, cioè, ci è voluto tantissimo tempo per arrivare, non siamo ancora arrivati a completare la linea, e questo ha creato un grande problema dal punto di vista del commercio locale, e quindi la linea 1 è una cosa che sicuramente abbiamo la stessa posizione, perché crediamo entrambi che sia fondamentale completarla. Andiamo in pubblicità e poi torniamo così. Eccoci qua, allora ancora con Chiara Appendino per questa parte finale, Tommaso Labbate. No, la mia curiosità era la prima cosa che, non la prima delibera, i primi 100 giorni, no, la prima cosa che lei farebbe, anche simbolica, una volta diventata sindaco di Torino, se ci riuscisse. Ovviamente spero di riuscirci, ce la sto mettendo tutta per riuscirci. Io ho detto in questi mesi che la prima azione concreta che farò sarà la costituzione di questo fondo da 5 milioni di euro, proprio per rimettere al centro i giovani, la disoccupazione giovanile e le piccole e medie imprese. Poi riavvieremo la revisione del piano regolatore, la riorganizzazione della macchina comunale. In generale il nostro programma è diviso su obiettivi di breve periodo, medio periodo e lungo periodo. Ci sono delle cose che puoi fare subito, quindi ad esempio questo fondo, e delle cose di cui gli effetti puoi avere nel medio periodo. La riorganizzazione della macchina comunale, ad esempio l'andare a rivedere lo sportello unico per le attività produttive, per sburocratizzare e rendere il territorio più attrattivo, non è una cosa che fai dall'oggi al domani. L'avvio della linea 3 appunto del collegamento aeroporto centro città è una cosa che cominci a fare, non la fai dall'oggi al domani. Quindi insomma ci sono azioni di breve e azioni di lungo periodo. Senta Appendino, così come ho chiesto a Fassino dove e come un uomo di sinistra, no, può andare, diciamo così, ad intercettare dei voti che non sono propriamente di un elettorato di sinistra, e quindi in tutto il resto lui poi ci ha spiegato appunto che si rivolge a tutti, anche agli elettori del Movimento 5 Stelle, chiedo la stessa cosa a lei. Come va o come riesce a dialogare con un elettorato deluso, diciamo così, dal Partito Democratico? Ma noi stiamo dialogando con tutti i torinesi. Io credo che i cittadini siano consapevoli e siano in grado di esercitare un voto consapevole, quindi lo faremo sulla base delle nostre proposte, sulla base del nostro programma, su temi che per noi sono importanti, come ad esempio la periferia e la sicurezza. Non abbiamo parlato del tema della sicurezza, ma
a Torino la qualità, la città metropolitana di Torino, la qualità della vita è scesa dal 43esimo al 55esimo posto per questo. Allora noi crediamo che sia importante tornare a estendere il vigile di quartiere e ad esempio fare un'azione molto importante che faremo da subito, che riguarda la costituzione di un fondo, come è stato fatto a Venezia, per cui andiamo a rimborsare gli anziani over 65 in caso di furto o scippo, ovviamente con un massimale definito in base al fondo, su come appunto viene costituito questo fondo. Questo perché la città deve tornare a essere vicino ai suoi cittadini e anche in queste piccole cose lo si fa. Un momento di difficoltà di un over 65, ad esempio, che viene scippato, vive un momento appunto difficile, si sente solo, la città è al suo fianco con questo fondo. Senta, Appendino, se non sbaglio, perché insomma leggerli tutti uno si può anche confondere, nel suo programma c'è una voce per il riconoscimento dei diritti civili, mi dica se sbaglio oppure ho letto un altro programma, sì, mi dice. Confermo, di sì. Sì, sì, c'è, ecco, una parte del programma, ecco, proprio. Come si concilia questo con tutto quello che è successo a livello nazionale sui diritti civili e il sostegno o il non sostegno alla Cirinà, e se poi riguarda anche un sostegno alla stepchild adoption? Noi abbiamo costruito un programma che riguarda ovviamente quelle che sono le politiche torinesi e l'abbiamo costruito con la comunità LGBT, con le persone che hanno voluto darci una mano. Questo l'abbiamo fatto a novembre, quindi prima che avvenisse quello che è avvenuto sulla DDL Cirinà. Io ho sempre espresso la mia opinione, che è ovviamente per il riconoscimento dei diritti. Come sindaco spero di poter presto officiare un matrimonio tra due persone dello stesso sesso, e noi ci impegneremo con azioni di sensibilizzazione sulla lotta contro l'omofobia, su una serie di adeguamenti anche all'interno delle partecipate, azioni di sensibilizzazione all'interno delle partecipate. Abbiamo in programma ad esempio di costituire una forma di co-housing e social housing all'interno della comunità LGBT, di permettere insieme gli anziani e i giovani affinché si possano aiutare a vicenda, e questo progetto l'abbiamo costruito dialogando con chi ogni giorno vive quei problemi. Quindi io mi sono impegnata su questo già a novembre, appunto, come sull'adozione, presentando sull'adozione, le varie puntate del programma. Sull'adozione, sulla stepchild. Io ho detto più volte, quando c'è stata la discussione a livello insomma nazionale, che mi è stato chiesto, che io ero favorevole alla stepchild adoption, per quanto riguarda ovviamente, questa è la mia posizione di Chiara Appendino, e per quanto riguarda le tematiche locali, noi porteremo avanti il programma locale che riguarda le vicende locali e ci impegneremo affinché i diritti possano essere riconosciuti. Che cos'è il nonno civico? Il nonno civico noi lo vogliamo estendere perché è un modo per dare anche una risposta agli anziani, perché c'è una fetta della popolazione anziana che è attiva e quindi noi mettere ovviamente a disposizione della cittadinanza. Esiste già il nonno civico, noi lo vogliamo estendere, il nonno ad esempio che aiuta davanti alle scuole i bambini nel momento in cui ci può essere maggiore traffico, è la persona che si occupa del territorio, si mette a disposizione della propria città e mette a disposizione il suo tempo. Credo che sia importante proprio perché anche in questo modo si fa sì che il nonno, la persona anziana, possa essere, si perché molti utile, hanno l'energia per farlo, a disposizione della città e parte della comunità. L'Abbate. No, in molti hanno ragionato, ho scritto un pezzo Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, se non sbaglio, di qualche giorno fa, che la presenza contemporanea di Chiara Appendino e di Virginia Raggi ai ballottaggi di due città e di due delle tre capitali della storia d'Italia, cioè Roma e Torino, può portare anche a una mutazione del Movimento 5 Stelle o almeno di come viene percepito di fronte davanti agli elettori. Secondo lei questo corrisponde a verità? Ma io credo che il Movimento 5 Stelle abbia, insomma, sia cresciuto negli anni. Io mi sono avvicinata al Movimento 5 Stelle nel 2010 e mi sono candidata nel 2011 quando ci proponevamo come forza di opposizione, e poi abbiamo fatto un percorso che ci ha permesso di crescere come gruppo, come persone, e oggi ci proponiamo come forza di governo. Credo che il Movimento 5 Stelle, come dicevo prima, abbia questa peculiarità che derivi dal lavoro fatto sul territorio, dal fatto che nasciamo dai meetup, e quindi ogni territorio ha dato magari espressione di una persona, di un progetto che risponde a quella che è la storia del movimento nella sua città. E credo che sicuramente, come dicevo anche all'inizio, sul reddito di cittadinanza, se
Chiara Appendino, Virginia Raggi magari dovessero diventare sindaco, come io auspico, si batteranno a livello nazionale per introdurre il livello di cittadinanza, questo potrebbe avere degli effetti anche sulle politiche nazionali. Ma credo che il Movimento 5 Stelle sia cresciuto in quanto forza politica, sia maturato, e questo in tutte le sue sedi istituzionali in cui è rappresentato. Senta, qual è il suo rapporto con la Fiat? Voglio dire, a Torino, la Fiat è Torino o Torino è la Fiat, insomma è una parte importante. Lei che rapporto ha? Io credo che la Fiat sia ovviamente un soggetto molto importante sul territorio, faccia parte di quella vocazione produttiva e industriale di cui parlavo anche all'inizio, su cui si debba puntare. Credo che come sindaco ovviamente ci si debba sedere nei luoghi istituzionali per cercare di massimizzare quello che è il ritorno sul territorio, e quindi cercare di avere un confronto affinché il beneficio sia il più possibile sul territorio e sulla nostra città. Credo che Fiat, come altre realtà del nostro territorio, siano importanti per far ripartire la vocazione produttiva industriale. Non c'è solo Fiat, ci sono anche tante piccole e medie imprese che lavorano da anni sul nostro territorio, che sono datori di lavoro, che creano sapere, che creano prodotti che noi ovviamente vogliamo far conoscere sia sul nostro territorio sia all'estero. Quindi io credo che ci sia, appunto, come dicevo all'inizio, un terreno molto fertile per quanto riguarda la nostra vocazione industriale e produttiva, e si debba tornare a farla conoscere, a spingere molto su questa vocazione della nostra città, che è anche consolidata. Senta, il Corriere della Sera, lo abbiamo detto anche naturalmente a maggior ragione a Fassino, oggi ha questa intervista al premier segretario del PD Renzi, e torna su questo voto, e lui continua a dire che è solamente un voto locale. Poi naturalmente insomma tocca anche altri temi. Il Movimento 5 Stelle ha contestato molto nei giorni scorsi la presenza di Renzi a fianco ai suoi candidati, diciamo così. Non abbiamo visto Grillo se non con un videomessaggio, per esempio, con la Raggi a Roma. Lei cosa pensa sulla valenza e l'importanza di questo voto amministrativo? Io credo che il voto amministrativo sia un voto che riguarda il sindaco. Credo che è ovvio, come dicevo prima, che se due grandi città o più grandi città, in questo momento diciamo due, Roma e Torino, potessero essere governate dal Movimento 5 Stelle, ci sarebbero ovviamente delle ripercussioni, secondo me, positive anche a livello nazionale. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale sul territorio, tra le persone, un lavoro capillare, poco mediatico, perché forse l'avete detto, è stato riconosciuto anche sui giornali, io ho lavorato molto sul territorio, sono stata anche poco presente magari in televisione, perché credo che sia il rapporto costante coi cittadini che fa la differenza, e quindi io credo che questa campagna sia con le persone e sui temi che riguardano la città, quindi i problemi che ogni giorno le persone vivono, che riguardano la qualità della vita. E non so se l'interista Labate vuole salutare la Juventina Chiara Appendino. Io sono della Roma, quindi il match non mi riguarda, visto che cominciano gli europei stasera, insomma magari d'incontro lo troviamo. Non so se avevo letto da qualche parte che Chiara Appendino ha fatto uno stagio alla Juventus, o sbaglio? Ecco. Ho lavorato per 2 anni e mezzo alla Juventus, ho iniziato con uno stage, poi sono stata assunta, ho lavorato lì nella pianificazione e controllo di gestione, e poi ho deciso io di andare in una piccola media impresa di famiglia che era in pieno passaggio generazionale, e adesso sto lavorando lì, ho lavorato lì fino a poco prima, insomma un mese prima di poi partorire mia figlia. Ma secondo lei quel modello che molti reputano vincente, diciamo un post Moggiano della Juve, può essere anche un modello per la città? La Bade mi si è improvvisamente riattivato sul il modello calcio. Juve può essere un modello per la città di Torino? Bisogna sempre scindere quello che è il tifo calcistico da quello che è fare amministrazione, ovviamente, occuparsi della cosa pubblica. Io quando ero lì ho iniziato a lavorare che c'era la gestione con Bogli, Gigli e Blanc, e sono stati 2 anni e mezzo davvero molto molto formativi e molto entusiasmanti, cioè vedere la società di calcio dal punto di vista amministrativo e finanziario, quindi il calciatore ad esempio come cespite, no? Che è qualcosa che devi ammortizzare negli anni. Vorrei è dire un aspetto che non conoscevo prima come tifosa. Signori maschi, è evidente che le donne possono parlare anche di calcio. Grillo verrà alla sua chiusura a Torino? Appendino? Oppure continua così senza? No, non è previsto. Non è previsto, noi continueremo appunto a fare questa campagna ogni giorno nei mercati, chiuderemo la campagna
giovedì sera, ma non abbiamo ancora definito i dettagli, lo faremo nei prossimi giorni. Grazie, grazie Appendino, in bocca al lupo, buon lavoro comunque vada. Grazie a voi.